Grazie Presidente. Beh, questa è un'interrogazione che a me fa tremare il sangue ai polsi. Ve lo dico chiaramente perché si tratta di una cosa unica in Italia e sufficientemente allarmante. Parliamo di un protocollo firmato pochi mesi fa tra la Procura della Repubblica presso i tribunali ordinari di Rovereto e Trento, il Tribunale per i minorenni di Trento e la Procura della Repubblica per i minori di Trento in materia di cooperazione nei procedimenti riguardanti abusi sui minori. Bene il protocollo. Bene il protocollo perché va a sanare quella mancanza di comunicazione fra questi enti, come diceva anche Spadaro quando parlava alla commissione d'indagine a Bibbiano. Ricordo che Spadaro, oggi presidente del Tribunale dei Minori di Trento, era presidente dei Tribunali Minori di Bologna, scusate il lapsus, nel periodo e fino a poco tempo fa. Un'interrogazione che nasce proprio dalla preoccupazione di come viene e verrà trattata la questione degli abusi e dei criteri che verranno adottati a Trento. Sì, perché ciò che si evidenzia in modo serio, marcato e preoccupante è l'inserimento, non troppo velato nel protocollo, di criteri e segnali di abuso che fanno tornare alla mente i diavoli della bassa modenese, che conosco personalmente uno a uno, ai morti di Biella, più precisamente Sagliano Micca, suicidi per le accuse, Vicenza, Milano, Torino, Genova, Bibbiano, Rignano Flaminio, solo per citarne alcuni. Cerco di andare alla sostanza perché è lunga questa interrogazione. Cosa dice, no? Questo non può essere tradotto in un protocollo che vuole solo nella sostanza dettare criteri di comunicazione costruttiva e utile tra procura e tribunale dei minori in merito agli abusi. Cosa dice il protocollo, ad esempio? Nel documento dice: l'obiettivo della cooperazione è volto anche all'emersione di quelle forme di violenza assistita intrafamiliare, qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, fin qua siamo tutti d'accordo, che fonda le sue radici sulla negazione della dignità della persona e destinata alla distruzione psicologica nei confronti della donna e dei figli minori. Come? Protocollo contro l'abuso sui minori finalizzato alla salvaguardia della donna e dei figli minori, non dei minori, punto. Cosa c'entra qui? Ah, ma c'entra, perché il protocollo va avanti, cioè qua già preoccupano un po' una definizione troppo vicina, se non identica a quella del SISMAI, ma al di là di questo mi chiedo come ci si possa permettere di definire, anzi quasi normare, che in materia di abusi la questione è legata solo ad un problema di minori e di donne. Come se l'abuso sul minore non venisse perpetrato anche dalla donna. Qua siamo alla follia. L'obiettivo della cooperazione dovrebbe essere semmai quello volto all'emersione di ogni forma di violenza sui minori, anche fuori dalla famiglia e non solo intrafamiliari e comunque indipendentemente da chi la perpetra. Mi sembra di dire delle ovvietà, ma mi pare purtroppo non lo siano. E poi parla di evitare la ripetizione di audizioni e sovrapporsi di accertamenti psicodiagnostici, come dire il bambino non ha bisogno di traumi ulteriori, lo senta il Tribunale dei Minori, che peraltro lo fa sentire dagli assistenti sociali, e poi basta. E il diritto alla difesa? Sapete che quei casi che vi ho segnalato prima sono tragedie umane e familiari dovute proprio al fatto che la difesa non ha potuto fare nessun tipo di interrogatorio? Non si può pensare di agire per il bene del minore pensando che vi siano danni collaterali accettabili. Ebbene, dice a pagina 3 del protocollo: ritenuto che in questa opera collaborativa che potranno essere valorizzati gli strumenti civilistici minorili a tutela della donna e della prole. Ah, l'uomo qua non c'entra, una Eva, previsti dall'articolo 343 bis,
conseguente all'allontanamento dell'uomo maltrattante, solitamente il padre. Ebbene, l'articolo 143 bis del codice civile dice: quando la condotta del coniuge non parla di padre, non parla di madre, ma il nostro presidente del tribunale oggi vuole, ha inserito, non vuole, perché questo protocollo è già stato sottoscritto, si inserisce nel protocollo di ufficio che il maltrattante in caso di abusi di minori è il padre. Punto. A me serve, sembra una cosa, eccola qua la parola, presidente, abominevole è questa cosa. È follia totale. Farò delle conferenze stampa in merito. Voglio vedere se il presidente Spadaro verrà a chiamarmi. Se ne deduce, quindi, vado avanti, passo a qualcos'altro, passo a quest'altra pagina. Attenzione, bisogna fare riferimento a strumenti civilistici di tutela e prevenzione, tipo le linee guida di Re del 2014, indicatori indispensabili ai servizi sociali per dare elementi di giudizio all'autorità giudiziaria, e un altro documento, documenti che riguardano esclusivamente la violenza contro la donna e non l'abuso sui minori. Documenti legittimi, documenti utili, forse, importanti, forse, perché basati su principi, su abusi, segnali di abuso che sono stati. Arrivo adesso a cosa sono quei segnali di abuso, arrivo, perché qua si sta facendo riferimento a documenti che fanno riferimento a linee guida CISMAI, a segnali di comportamenti che sono totalmente aspecifici. La comunità scientifica internazionale ha peraltro unanimemente affermato che non esistono indicatori specifici dell'abuso sessuale, come invece vogliono far passare quelli del CISMAI. Non esiste una sindrome clinica caratteristica e identificabile legata specificatamente all'abuso sessuale. Poi vado avanti. Perché io ce l'ho tanto con questa questione? Perché cosa aveva fatto CISMAI? CISMAI ha presentato dati sull'incidenza del maltrattamento minorile in Italia che possono sembrare ambigui o provenienti da fonte autoreferenziale. Mi spiego? Cita CISMAI un certo professor Kevin Brown, quale studioso che si è occupato in Europa di prevenzione secondaria e target di rischio, calcolando questo target del 7% della popolazione minorile. Quindi sostanzialmente cosa hanno individuato secondo questo principio? Che 700.000 bambini, il 7% su 10 milioni sono a rischio di abuso e maltrattamento in Italia. 700.000 bambini. E da dove l'ha ricavato questo? Dallo studio di Kevin Brown, ma non esiste Kevin Brown. C'è un professor Kevin Brownie, con la E finale, non dunque Brown, che rimane perfettamente sopravvenibile questo studio. Ma è uno studio che calcola tramite un sistema di screening ambientato in Surrey, UK, su un campione di 14.000 nascite, una percentuale del 7% indicata, attenzione, quale high risk sulla base di specifici criteri sociali ed ambientali. Dall'esame dello studio dei grafici di riferimento nella presentazione si può però ricavare la natura del dato percentuale 7%, che risulta composto da un'incidenza di false positive alarms del 92,5, restituendo dunque un dato di abuser identified hits del 7,5% e dunque un'incidenza sul totale dello 0,7%, il 7 per mille. E questo è il dato che porta CISMAI e Terz de Homs per poter parlare di 700.000 bambini a rischio di abuso. Ecco, questo è uno degli esempi, siccome non ho altro tempo cerco di arrivare alla fine, questo è uno degli esempi per il quale... Prego? Manca un minuto, prego. Allora vado al dispositivo. Per questi motivi chiedo, se non vogliano, al sindaco e alla giunta, se non vogliano sollecitare una rivisitazione del protocollo cercando di togliere le criticità e le amenità di cui in premessa,
che posizione ha il Comune verso questo tipo di documento, se non ritenga corretto che un protocollo di tale tipo debba essere esente da questioni di genere. Protocollo è una legge, attenzione, è una legge, è un vincolo contrattuale. Se non ritengano che l'audizione del minore nel caso di sospetto o abuso sia necessaria al fine di recuperare le prove di tali reati prima di procedere con qualsiasi azione nei confronti della famiglia, con i danni dimostrati in questi tutti anni e la condanna di Foti a 4 anni proprio pochi mesi fa. Se non ritengano che il concetto di violenza assistita sia trasversale e indipendente da questioni di genere, cosa che avevamo stabilito insieme anche con l'assessora Franzoia nella scorsa consigliatura, e se ritengono infine accettabili i danni collaterali richiamati in premessa. Grazie mille, scusatemi il mio calore, ma io su questo argomento ci soffro tantissimo. Grazie. Ha la parola l'assessora Maule, che ha 5 minuti per la risposta. Grazie Presidente. Allora sì, comincio rispondendo al consigliere Maschio che come servizio welfare e come comune noi non abbiamo competenza diretta su questo ambito, però rispondo comunque volentieri ad alcune sollecitazioni che lui ha fatto, perché comunque il tema ovviamente in qualche modo ricade anche sul servizio sociale e sui nostri cittadini. Premetto anche che la mia risposta sarà una risposta un po' fatta anche con, in punta di piedi, con una certa sensibilità, perché, e questo non significa che non si voglia avere un giudizio preciso su quanto esposto, ma vuole anche dire avere rispetto, perché dietro a ciò che il consigliere ha raccontato oggi ci sono persone o fatti che vivono una hanno vissuto, stanno ancora vivendo insomma una grandissima difficoltà, un colpo insomma a quelli che sono anche i loro affetti. Quindi la mia risposta va un po' anche in questo senso, cercando di avere rispetto anche di chi queste cose le vive. Allora, come ha detto il consigliere, è bene che ci sia questo protocollo, perché la capacità, il guardare avanti significa anche fare in modo che tutti questi enti che in qualche modo lavorano per specificità dentro un ambito che però è appunto la famiglia o il bambino, bene è che questi protocolli li mettano nella condizione di lavorare sempre meglio insieme e quindi in qualche modo di capire vicendevolmente quali sono i loro confini e fin dove si possono spingere. Da questo punto di vista anche noi come comune abbiamo fatto un protocollo, l'abbiamo presentato l'anno scorso circa, perché abbiamo raccolto più volte una richiesta che veniva dalle scuole di poter essere informate maggiormente o comunque essere dentro diciamo quello che è un tema di affidamento o di sostegno alle famiglie fragili. Quindi abbiamo fatto un protocollo con il tribunale appunto a 3 diciamo, affinché anche in questo, cioè per quel che compete noi, si possa cercare di mettere a fattor comune quelle che sono informazioni, conoscenze e anche, spieghiamo insomma, qualche soluzione per poter andare incontri a casi difficili. Come me l'hai detto tu? Cosa compete alla nostra amministrazione? Insomma, per quel che riguarda noi, cerchiamo da sempre, continueremo a farlo, un dialogo preciso sia con la Procura che con il Tribunale, perché poi ovviamente questo tipo di difficoltà si ripercuotono anche all'interno nostro, insomma del servizio welfare che esiste tra le altre cose anche per sostenere queste famiglie. Quindi come abbiamo sempre fatto, ma anche maggiormente a seguito di quello che oggi il consigliere Maschio ha letto e ha proposto, insomma andremo sempre verso un dialogo rispetto a questo, anche per cercare di capire e di capirsi sempre al meglio. Per quel che riguarda l'ambito nostro, cerchiamo sempre di lavorare in equipe, in modo che ci siano più assistenti sociali, più capofficci, più persone che rispetto ad una situazione particolare o difficile si interfaccino tra di loro, in modo che più occhi e più orecchie, dovendosi poi confrontare l'uno con l'altro, riescono in qualche modo ad essere più capaci di essere obiettivi. Rimaniamo sempre sul tema che poi capire veramente il cuore e l'animo delle persone è difficile, ma insomma su questo noi siamo chiamati a lavorare e su questo ci stiamo. Concludo ecco, dicendo che rispetto al tema dei padri, come Comune di Trento abbiamo sempre cercato di
non fare questo tipo di distinzione, no? Quindi di non dire che c'è un buono o c'è un cattivo, ma di metterci nella condizione di poter sostenere le difficoltà genitoriali delle famiglie. Quindi, ove ci sia anche una richiesta, che peraltro è stata anche votata in questo Consiglio, rispetto al sostegno alle difficoltà dei padri, tramite ordine del giorno che era stato presentato dalla consigliera Chillà, noi abbiamo messo a disposizione come comune delle reti sui territori che abbiamo e anche dei sostegni economici, nel senso che sosteniamo questi tipi di corsi affinché, insomma, ci possa essere anche da questo punto di vista un'attenzione precisa anche verso i casi di maltrattamento e o di violenza che possono essere subiti dall'uno o dall'altro sesso. Scusa, consigliere Maschio, per una breve replica, prego. Sì, grazie Presidente. Assessore, grazie. Non ha risposto a nessuna delle domande, nello specifico, devo dire la verità. Mi aspettavo almeno una risposta, però la deduco dall'ultima cosa che ha detto. Non ne fate una questione di genere. Ecco, questa è la questione. Il protocollo del Comune non dice: ah, caro Tribunale, qui abbiamo i padri maltrattanti. Dobbiamo affrontare la questione dell'abuso sui minori, indipendentemente da che tipo di abuso hanno subito e da chi lo ha perpetrato. Questo è quello che volete affrontare. Ecco, il Tribunale dei minori di Trento, con il nuovo presidente, ha deciso che gli abusi sono perpetrati esclusivamente dai padri. E questo è il sistema dove siamo dentro tutti. Fate attenzione, quelli che ce li hanno piccoli, perché in questo sistema è troppo tanto vicino al sistema di Bologna, dove il presidente era lo stesso Spataro e dove è successo Bibbiano. E la sensibilità, assessore, ce l'ho messa anch'io, io sto tremando ancora, perché tutti quelli che ho nominato prima, purtroppo tanti di loro, io li conosco ancora e venerdì sarò da loro, quindi è per questo che ci metto questa passione, questa enfasi e questa preoccupazione. Io i figli ce li ho grandi, nessuno me li può portare più via, ma a qualcun altro può succedere. Grazie. Grazie.